Previdenza e pensioni al centro di un incontro con Pasquale Tridico, ormai ex presidente nazionale dell'INPS, l'attuale governo guida centrodestra, ha commissariato nelle scorse ore INPS ed INAIL con un decreto-legge in attesa di rinominare i vertici dei due istituti. L'incontro alla Borsa Merci in piazza Risorgimento ad Arezzo era inserito tra le iniziative della rassegna ACLI Life Festival. Serve fare di più sull'occupazione, sull'occupazione dei giovani, delle donne, perché ci avviamo verso un sentiero pericoloso di instabilità con un declino demografico che come dire, morde, e quindi nel nostro sistema di ripartizione sono richiesti almeno un rapporto di 1,5 lavoratori per ogni pensionato e noi stiamo sotto, siamo 1,4 e le proiezioni demografiche, come dire, proiettano un rapporto ancora in riduzione verso 1,3 per ogni lavoratore, per ogni pensionato, e questo non è sostenibile. Certamente servono anche gli immigrati, ogni paese ricco ha immigrati, non c'è dubbio. Noi siamo un paese ricco, se siamo un paese ricco attraversiamo una trasformazione strutturale che ci porta come dire, a comporre l'economia verso settori più altamente qualificati e man mano si liberano posizioni nei settori a più bassa intensità. Tutti i paesi ricchi hanno gli immigrati.